Allora, messaggio per Nicolò e Nicola. Domanda: come stai? Fisicamente bene, un po' in apprensione, ma tutto sommato mi sembra anche giusto. Se Dio vuole, il coronavirus non ci ha ancora toccato. La cosa che più mi mette angoscia è non sapere quando questa epidemia finirà. Si è un po' perso il contatto con la realtà di quello che succede effettivamente al di fuori delle nostre abitazioni. E quindi ho smesso anche di avere paura perché tra le mura di casa io mi sento sicura. Anche il semplice affacciarsi dalla finestra e vedere un sorriso o una mano che ti saluta, comunque ti riempie il cuore, e sa che in qualsiasi momento c'è qualcuno accanto, anche se a 4 metri di distanza. Il mio quartiere, il quartiere che preferisco, qui sono nato, ho vissuto da 50 anni. Il coronavirus non mi ha cambiato, non lo temo e non, mi ha solo dato fastidio, mi ha infastidito e basta. Sono con la mia numerosa famiglia. Ecco, un po' in incubo. Da poco ho smesso anche con il lavoro perché con l'ultimo decreto ci hanno lasciato a casa perché non rientriamo nella categoria di prima necessità. Io per questa situazione non vedo mia figlia di 2 anni da 2 settimane e dentro sto a pezzi. Ma ho deciso di non vederla perché sto lavorando in un ospedale al San Raffaele di Milano come manutentore e non voglio mollare. Stanno costruendo 2 capannoni per la terapia intensiva. Mi sento frastornato, ecco, questo è il termine che userei. Leggo e mi informo molto su questa cosa tutta nuova che ci pervade, ce l'abbiamo sopra, sotto, di fianco. Che cosa succede se io mi ammalo? Che fine fa mia figlia? Che fine fa il mio cane? Sai qual è la parte buffa? Io ho già vissuto una guerra e un regime. Mi trovo a pensare che in qualche senso durante i bombardamenti si stava meglio, almeno dentro bunker socializzavo con le persone con quali condividevo lo stesso destino. Mi manca anche molto la vicinanza di mio figlio che sta da un'altra parte, lontano, ci sentiamo solo telefonicamente, ma questa è una mancanza grave, ci si vedeva mediamente una volta alla settimana, il non vedersi da più di un mese comincia a diventare una cosa molto pesante. Coraggio è una parola grossa, non c'è niente che mi fa coraggio in questa situazione. Brutto da dire, ma adesso come adesso non ci possiamo fidare di nessuno, neanche di noi stessi. Ormai è brutta la situazione. Mi dà coraggio la mia compagna, che anche lei come mia figlia non vedo da 2 settimane ormai, che ogni giorno, nonostante mi prega di stare a casa, di non andare più al lavoro, alla sera mi ripete quanto è fiera di me. Ho paura di perdere qualcuno dei miei cari, dei miei affetti, di perderli e di non poterli vedere. Credo che questo sia l'aspetto più disumano di tutta questa vicenda.
paura di star male, non ho paura di morire, grazie a Dio, perché i miei figli sono adulti, sono grandi, ho vissuto abbastanza, però ho paura di star male, anche perché ho visto che questa malattia si affronta da soli. Guarda, la mia unica paura, se così vogliamo chiamarla, è non essere perdonato da Dio e che non possa vedere il paradiso. Penso che l'andrà tutto bene, nessuno lo pensi più come un tornerà tutto come prima. Paura che non si riesca a tornare a una normalità, ho paura che il futuro che ci sarà per le mie figlie sarà un futuro diverso. La mia paura è rimanere in vita e veder morire chi amo. Ma la cosa che mi fa più paura è che alla fine non arrivi. Questa cosa di trovarsi in balcone a mezzogiorno e alle 6 giusto per cambiarsi un sorriso, una battuta o anche solo appunto cantare una canzone ci fa sentire un po' più vicini. Quando finirà tutto questo correrò per abbracciare mia figlia, tornare a giocare con lei come facevo fino a prima. E chissà, magari comprare una casa con la mia compagna. Mi piacerebbe riprendere da dove avevo interrotto. Prima di rintanarmi in casa ero al parco e sono stato un'ora in giro sotto le piante. Ecco, mi piacerebbe riprendere da quel punto lì.